Ehi, shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione. E prima di iniziare, voglio dare tutti i lodi dovuto al Padre Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruach HaKodesh. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, sparsi nei quattro punti della terra, rischiando la propria vita, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto. Shalom. Sono il fratello Yaraya Yashar Allah del campo di GMS Italia e volevo fare una lezione che ho dovuto fare un po' di giorni fa, ma lo spirito mi ha addosso di farlo adesso. E si tratta sempre dai inganni di queste religioni qui, della Chiesa. E noi in questo momento stiamo chiamando fuori i figli di Yashar Allah che sono persi in queste dottrine che portano alla morte. Li stiamo chiamando di venire fuori, che non c'è più molto tempo. Il Messia sta ritornando. Il suo nome non è Gesù, il suo vero nome è Yahweh Shai, ok? Ed è un uomo di volto scuro, come i così chiamati negri, e anzi un così chiamato negro. Questo racconto si trova nel libro di Apocalisse capitolo 1 dal 13 al 15. Venite fuori da queste filosofie e seguite la verità prima che sia troppo tardi. Volevo trattare di questo versetto qui. Questo è il libro di Apocalisse, capitolo 13, versetto 18. L'ho tradotto nella Blue Letter Bible perché ho bisogno di questo strumento, anche se la traduzione non è proprio perfetta. Dice: qui è la saggezza. Lascialo che ha quello che sarebbe è lascialo a chi abbia la comprensione di contare il numero della bestia, per essa è il numero di un uomo e il suo numero è 666. Questo uomo è Esaù, coloro che stanno governando questo regno in malvagità, ok? Così chiamati famiglie più potenti, le famiglie bancarie, le Rothschild, le Oppenheimer, ok? Le Rockefeller, ok? E hanno cambiato nome con il tempo, ok? Dunque, quello che volevo farvi vedere è questo numero 666, che è un numero che vedete spesso, ma camuflagato, cioè nascosto davanti agli occhi. Ecco il numero. Numero è 666 e andiamo a vedere la radice. La radice, vi dice, è kai sai stigma. Sentiamo. Strong's G 5516. Chai sai stigma. Chai Xai stigma. Come avete sentito, è Chai Xai stigma e si scrive così, come vedete. Infatti, una cosa che vi faccio vedere è che se voi girate contrario queste lettere qui, e vedete, questo sarebbe un S, come un S, questo sarebbe come un E. Questo sarebbe come X, che leggendo da dietro a qui è sex, ok? Come dire sesso, ok? Dunque non c'entra nulla, ma è un punto da tirare, che volevo tirare fuori, ok? Ricordatevi comunque di questa lettera, che ora andiamo a vedere da dove li vedete spesso. Allora, questa Kai Sai Stigma, perdonatemi,
Ecco, questo Kaisai stigma è qui, come vedete. E vedete, questi sono i valori numerici. Questa è la Kai, che rappresenta 600 in greco. La Sai è 60 e stigma è 6, ok? Quindi, se vedete come è scritto, se io dovessi girarlo al contrario, se proviamo. Proviamo. Vedete? Vi fa vedere sex, ok? Sesso, sex, ok? Infatti va di moda questo cappello che i giovani mettono. E fatalità, su quel cappello c'è scritto SEX, ok? Va molto di moda sex, ok? E quello è un parentesi chiuso, ok? E guardate qui, questo è il nome di Allah, ok? E infatti lo stemma degli islamici è questo qui, come vedete. Dunque, se guardate bene, alla fine questo X loro l'hanno preso, infatti eccolo qui, l'hanno preso come un X, e la spada, le due spade, rappresenta X, che è questo, ok? E questo è questo qui, come vedete, ok? E questo S è questo qui, ok? Questo è il nome di Allah, il nome dei musulmani, ok? Che è anche una religione bruttissima, falsissima, che se fai parte della casa di Yashar Allah devi venire fuori da questa religione qui, sia musulmano sia cristianesimo, ok? Ok, infatti quello che abbiamo appena letto è la Kai Sai stigma, che si trova nella Strong's 5516, che ho questo libro con me. E andiamo avanti, volevo farvi vedere qualcosa altro. Vi ricordo del segno di Costantinopoli, ok? Come sapete, questa è una moneta Costantinopoli. E se vedete qui, vedete questo segno, il segno di Costantinopoli. Ora andiamo a vederlo più chiaro, che è qui. Che questo è il segno di Costantinopoli. È lui che ha formato cristianesimo, e avevo insegnato prima il video che ho fatto dicendo cristianesimo o satanismo, ok? Che cosa ha fatto? Ha preso la tradizione dei pagani, la venerazione di diversi dei, e lo ha incorporato con il cristianesimo. Non ha nulla a che fare. Le nostre scritture non ci parlano di nessuna religione, ok? Le nostre scritture ci hanno dato delle leggi, statuti che da seguire, ok? Infatti, se guardate questo stemma qui, è la stessa cosa che vedete, i X, i S là e E alla fine, che non hanno messo, ma sullo stemma originale vedrete che questo rappresenta la E, ok? Ora torniamo qui. Questo lo vedete sempre anche in questo incorporato, ok? Meno male, è questo che è il segno che dovrebbe essere il segno di salvezza per coloro che vivono in questo regno qui. Quella S là è il serpente che vedete, X è quello là, e rappresenta anche sempre la E, ok? E questa rappresenta sempre la E. Questa barra dell'età qui sono segni, come si dice, c'è un termine che non mi ricordo. Vedete le cose sugli occhi, davanti agli occhi, ma non riuscite a capire, ok? E prima di arrivare al punto, vi faccio vedere, questi sono i valori numerici in greco, che okay? Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, che okay? Tutto. E questa è la stigma, la sai e la chi, Kai, ok? Che sono 666, ok? E come vedete sono le stesse cose, ok? È tutto incorporato.
per nasconderlo da voi. Questo segno lo vedete nel Vaticano, ok? Lo vedete dappertutto in Vaticano. E questo lo vedete sempre nel coso della medicina, ok? E questo è uno spunto in più. Coloro che bevono la Monster, complimenti a voi perché state bevendo cose che non sapete. E il segno che vedete della Monster sembra un graffio di una bestia, ok? Dunque rappresenta il numero 6 nell'ebraico, che vuol dire la Vav, come vedete. Questo è Vav, Vav, Vav. E sono 666, ok? Come dice il libro di Osea, capitolo 4:8, il mio popolo perisce, ok, per la mancanza di sapienza, ok? Ed è questo che dicevo prima, il sex qui. Chai, sai e stigma. Se lo girate, vi dà sex. Questo è un marchio molto ben conosciuto sui capelli che portano i giovani. Questo è il punto che volevo arrivare. Questo è un dipinto dentro il Vaticano. Coloro che amano questa figura di Gesù, che non è altro che un dei pagano, okay? Che non è altro che Satana stesso, perché Satana si traveste come un angelo di luce, dovete capire. E vedete bene questi segni, li vedete in tanti di questi dipinti che trovate in Vaticano, ok? Alla fine, vedete, sono stessi. È questo qui, il segno che avete visto, ok? La sex, avete visto? E qui dice, Gesù, ora sai il motivo perché alla fine del suo nome c'è un S, ok? S, cosa fa? È il serpente che fa questo suono, S, Gesù, S, ok? Sono cose molto profonde e volevo farvi vedere altre cose in più, ok? Infatti nel Vaticano hanno l'immagine originaria di come dovrebbe essere il Salvatore. Questa è l'immagine come dovrebbe essere, come è scritto nel libro di Apocalisse 1:13-15, ok? Ma è messo a parte, pochi lo vedono e è così. Dovete venire fuori e vedete il vostro Papa, che cosa è? Non è altro che un prete di diavolo, un prete di Dagon, anzi, andiamo a vedere un po' di cose che ho messo a parte qui. Vedete, questo è il prete di Dagon, ok? Questo Dagon si trova nella Bibbia, ora andiamo a vedere. Vedete come si vestiva il prete di Dagon? È lo stesso modo come si veste il vostro Papa, ok? Questi qua non adorano il potere della Bibbia, adorano Satana stesso. Questo è il Vaticano e vedete tutte le cose che si vedono dentro. La venerazione del sole, vedete, non è altro che paganismo. Anzi, veniamo qui che ho tirato fuori. Allora, se scrivete la parola Dagon sulla ricerca anche nella Bibbia, sulla blu letter, che vedete, voglio tradurre questo bene. Vedete che allora i capi dei Filistei li radurano per offrire un grande sacrificio a Dagon, loro dio. Questo è il dio dei Filistei, ok? Filistei sono i così chiamati africani, ok? È una famiglia degli africani, come gli egiziani. Saranno loro, saranno quelli dalle parti di Sudan, Sud Sudan oggi, ok? Più o meno. Dunque, questi avevano dei dei Dagon, ok? E basta andare a leggere, lì vedrete che sono dei dei degli empi, dei malvagi. Ed è quello che hanno incorporato alla chiesa, alla così chiamata chiesa. Ho tirato fuori questo sito qui che hanno scritto qualcosa di interessante che volevo condividere. Se mi ricorderò, lascerò questo link sulla descrizione. Infatti dice, sacerdoti di Dagon, i sacerdoti di Dagon, rivelazioni e profezia, la bocca di Dagon
Il simbolo del pesce non rappresenta Cristo, ma rappresenta Dagon, divinità sumerica, babilonese, adorata anche dai Filistei. Ok, vedete che andava ancora più profondo, più dietro dei Filistei. Dagon, il padre di Baal, divinità cananei. Vedete che questi dei sono tutti connessi insieme, come Horus dell'Egitto è connesso a Osiris e tutto il resto. È la stessa cosa con questo Dagon qui. Infatti, Dagon è il padre di Baal. Ok? Cosa abbiamo letto di Baal? È un dei molto disgustoso che non dobbiamo neanche fare, avere nulla a che fare. Andiamo a vedere un po' cosa dice qui. Baal, dio babilonese, dio Babilonia. Ok, infatti si potrebbe andare su Wikipedia, ma non voglio che mi apre. Andiamo su immagini. Vedete, queste sono immagini di Baal, ma c'è un'immagine che voglio farvi vedere, che loro fanno i sacrifici dei bambini a questo Baal qui. Eccolo qui, questa è l'immagine che cercavo di farvi vedere. No, questa è l'immagine di Moloch, ma c'è anche Baal, il suo, che alla fine questi dei sono tutti uguali alla fine, cambiano nome, ma sono tutti uguali, ok? Dunque, babilonesi. Dunque, fate le vostre ricerche, questo è un tra parentesi, l'avevo tirato fuori nella lezione che ho postato ieri, che vedrete in cristianesimo o satanismo, ok? E vedete le foto che dice che la bocca di pesce non rappresenta Cristo, ma rappresenta Dagon, divinità sumerica. Questi capelli che portano sono rappresenta avere i cardinali con la mitra a forma di pesce. Questa mitra ha la bocca Dagon, divinità sumera, ed è quello che abbiamo visto qui. Ok, è quello che abbiamo visto qui. Ok, vedete, queste sono delle divinità a che vi hanno presentato. I figli di Israele devono svegliarsi e venire fuori da queste filosofie, saranno distrutti. Il tempo è poco. E dice Dagon ebraica, questa è la scritta in ebraica, è il nome ebraico del dio Dagon, importante divinità mesopotamica e semitico orientale, era la divinità della fertilità e del raccolto del panteone dei cananei, che secondo il mito era il padre di Baal. Il suo aspetto era di un uomo sorgente da una spiga di grano, oppure di un uomo barbuto con la parte inferiore del corpo a forma di pesce. Ecco, ok, come si vestono i vostri cardinali, i vostri preti, i vostri papa. Il suo culto si estese dalla Palestina fino alla Mesopotamia. Dagon viene adottato come divinità principale della confederazione dei Filistei, quali erano formati da diverse popolazioni pre-indoeuropeo provenienti dal Egeo e dall'Anatolia, che adoravano in origine la Grande Madre, che è quello di cui ho parlato ieri. Nella Bibbia si ricorda un episodio nel libro di Samuele 1 capitolo 5 in cui la statua di Dagon nella città filistei di Ashdod crolla dinanzi all'arca dell'alleanza. Infatti questi dei hanno bocca e non possono parlare, sono nulla questi dei qui, ed è quello di cui maggior parte del popolo va dietro. Beh, volevo tirare fuori questa lezione e spero che è stato edificante. Come vedete, questo è il marchio e il numero dell'uomo, ok, che è 666, e vedete come è scritto. E spero che è stato edificante. Lascio tutto questo nel sacro nome del Padre Yahweh.
Bahashem Yahawashai, Bahashem Ruka Kudash, mi doppio onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che mi hanno insegnato questa verità che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, faticando e rischiando la propria vita per tirare fuori questa verità in questi ultimi giorni. Alla prossima, Shalom.